Eccoci qui nell'angolo di Windows, nel nostro canale dedicato ai videogiochi. Questo è l'episodio dedicato a Jimmy Lamb, con la sua follia multimiglie. Ha qualcosa da dirci, ascoltiamolo. Bene, bene, un nuovo studente. Ti senti pronto per usare le multimiglie? È abbastanza complicato, ma mi sembri un tipo sveglio. Cerca di usarle subito per aumentare il punteggio, oppure colpisci entrambi i tondini verdi con un solo colpo per rendere il gioco un po' eccitante. Forza, diamoci da fare! Oh, ha qualcosa ci ha detto. Andiamo a seguire le sue indicazioni. La mia multimiglia fa spuntare una palla extra quando colpisci il tondino verde. Fantastico, no? Fantastico era un programma televisivo della Rai degli anni 80. No? Oh. Ah, niente. Oh, neanche questa volta. Muy bien. E ora per prendere questa è un po' complicato. Niente. Questa partita sta diventando più complicata. Senza demordere, riusciamo a completarla e prenderci quanti punti questa volta? 5.000, 10.000, anzi. È andata a finire. Pochi punti questa volta. Se il tondino verde viene colpito sul lato sinistro, la multimiglia comparirà a destra. Ovviamente vale anche il contrario. Questo è importante. Così una se ne va a destra e una se ne va a sinistra. Anche se purtroppo non è andata come speravo. Vai, no. Si può ricominciare. Non sbagliare mira. Bello questo tiro. Hai fatto quello che volevo, mi hai liberato il percorso. Bravissimo. Oh, tre palline. Ancora. Ah, ci sono riuscito. Oh, allora. È andata, dai. Poteva andare peggio. O poteva andare meglio. Ok.
La multipiglia è utilissima perché aumenta la possibilità di ottenere una palla bonus. Geniale. Wow. Benissimo. Ho sbagliato mira. Sta andando male questa partita. Però ho recuperato adesso con questo tiro. Ma ho peggiorato con quest'altro tiro. Meglio farlo così. Diretta. Questo è stato un bel tiro, da un gran valore, per una grande responsabilità. No, forse non c'entra niente. Beh, abbiamo superato i 3 milioni. Se rimangono pochi tondini arancioni, otterrai più punti. Controlla il festometro a destra per sapere qual è il moltiplicatore di punti. Questo qua. Sta andando malissimo questa partita. Neanche il cesto ho preso. Il cesto significa palla bonus. Oh, l'ultima. Speravo. Elimina i tondini blu per raggiungere quelli arancioni. Lo so, questa partita è andata male, allora ci riproviamo. Si è visto una cosa stranezza, una stranezza. Vediamo se si ripete anche nel replay. No, è stato solo un problema temporaneo. Va bene. La pallina in questa zona ha rallentato. Non ho fatto niente. Thank you.
Vediamo se ho liberato il percorso, sembra di no. Qui è dura. Non c'è un punto strategico. Oh oh, mi è scappato anche il mouse. Palla bonus, va bene. Ah, niente. Questo livello si sta dimostrando più complicato del previsto. E lo proviamo una terza volta. Speravo di fare una cosa migliore. Bello questo tiro a vuoto. Bello questo però. Nessuna delle due ha fatto qualcosa di intelligente. Anche questa volta non ci siamo riusciti. In genere è consigliabile mirare tondini arancioni più in alto, perché quelli sottostanti potrebbero essere colpiti durante i rimbalzi della palla. Lo so, quello che sto cercando di fare. Non mi sono del tutto svegliato dal coma allora. È stata una cosa voluta. Volevo liberarmi qua per fare una strisciata quasi perfetta. Super bonus, un tiro da oltre 100.000. Oh, forse mi sto svegliando. Anche se questo tiro dimostra il contrario. E che ho combinato? Ho sbagliato tutto quanto. Ok. E mancano le ultime due per due. No! Lo faccio adesso. Ok. Camera festa.
Oltre 300.000 in questa partita, che ci ha fatto tribolare, ma ci siamo riusciti. Andiamo a livello successivo. Tieni premuto il pulsante destro del mouse per accelerare il tempo. Una funzione particolarmente utile se stai aspettando di fare il tiro perfetto. Speravo di prenderne più di più, vabbè. Perfetto, il tiro che volevo. No, è tornato fuori e non prendo neanche un arancione. Ne mancano ancora due. I tondini in posizioni difficili potrebbero essere centrati utilizzando un rimbalzo di sponda sulla parete, lo so. Ma ho sbagliato io qualcosa. Quasi finito le palline e ho ancora tutta la parte destra da completare. Continuo a prendere il cesto, quindi ad avere palle bonus. Ma questa volta niente. Questa è l'ultima, giusto? Che è un po' più complicata. Ok, presa. Senza che a lui. Questa è stata una richiesta di molta concentrazione, che non ho avuto.
Così l'episodio di oggi è stato un po' più disastroso. Ti lasciamo qua. Ciao e ci vediamo la prossima volta con Cattut.